forse una donna c'è stata che io ho amata veramente, per un istante almeno, così come eternamente amo le mie opere. Si chiamava Domenica. Domenica Volpato, figlia di quel Giovanni Volpato, grande pittore, uno dei migliori a Roma, che un giorno venne nel mio laboratorio perché voleva trarre spunto dal mio Perseo per trarre un'opera pittorica. Quel giorno lui si portò lei, sua figlia. Volpato era di Vicenza, si chiamava Trevisan, ma nell'ambiente romano accolse il nome di Volpato. Io mi innamorai appena la vidi. E lui, che era un artista, se ne accorse e gli disse che in fondo eravamo fatti l'uno per l'altro, come degli amorini. Come degli amorini, come gli affreschi che vidi a Pompei ed Ercolano. Io però mi rifeci a quell'affresco d'Ercolano, ma quando pensai alla bocca che si sfiora, quella di Psiche con Eros, io pensai alla bocca di Domenica Volpato, che giammai toccai, perché ella si innamorò, benché suo padre gli avesse detto che io ero un buon partito. Lui che lo accorse, e Francesco ritrasse i monasteri francescani, solo che le sue opere ora sono in giro per il mondo, sono nel museo di Copenaghen, intestato a Thorvaldsen. Ecco, in questi ultimi giorni, qui in attesa della mia morte, io ripenso che in fondo un vero artista è chi dona la sua arte agli artisti che verranno, perché dalla sua arte trarranno spunto altre opere. Siccome me, che trassi spunto dagli antichi greci, ma che non feci la loro imitazione, feci altro, e così anche loro, anche chi venne dopo, Aurelio De Felice, uno dei più grandi del Novecento, che appartenne alla scuola romana, a quella parigina,